Siamo orgogliosi perché è un calendario a 6 titoli e quindi è molto ricco e articolato, come da molti anni non si verificava. Abbiamo una proposta fondante di titoli di tradizione, Nabucco, Turandot e le nozze di Figaro, che per noi sono anche l'occasione per poter portare a teatro giovani, bambini con le loro famiglie, progetti che realizziamo con le scuole, insomma, che ci consentono praticamente di creare, ci auguriamo almeno, un pubblico nuovo di future generazioni di spettatori. Accanto a queste ci sono la nostra ormai abituale riscoperta barocca, che quest'anno sarà Acis e Galatea di Handel, e poi due proposte più contemporanee nei contenuti, come Il viaggio di Roberto, che inaugurerà la stagione lirica, un titolo a tema Shoah molto sentito in questo momento storico e anche molto sentito nella nostra città, che è sede del MEIS, e una Turandot dell'opera di Pechino, che rappresenta in un qualche modo il completamento di una proposta che attorno alla Turandot di Puccini vuole presentare al pubblico di Ferrara visioni complementari dello stesso soggetto. L'arte non è avulsa dalla vita civile, l'arte è fatta da persone che nel tempo hanno cercato di dar forma alla loro visione, no, dell'esistenza, del mondo, di come vedono il mondo. Quindi il creare confini non è un qualche cosa che fa bene all'arte, cioè l'idea di confine significa chiudersi, significa non aprirsi al pensiero diverso dal tuo, no, quindi non andare al confronto, non crescere, cioè l'arte è un qualcosa che toglie i confini alle generazioni. A teatro i giovani vengono, partecipano alla prosa, partecipano a tante altre attività. Difficile è il ricambio generazionale nella lirica. Noi stiamo cercando di fare un lavoro con le scuole, non solo con i musicisti, non solo col conservatorio, infatti a uno spettacolo parteciperà una scuola media, e stiamo facendo tutta una serie di iniziative che chiamiamo collaterali, ma che in realtà sono centrali, di divulgazione, di educazione musicale, di educazione all'ascolto, perché è evidente che se non si è abituati a conoscere l'opera lirica difficilmente si partecipa, quindi un lavoro faticoso nel quale è impegnata tutta Italia e forse anche tutta Europa, perché questo del ricambio generazionale è un problema molto diffuso. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando appunto di coinvolgere i giovani non solo nello spettacolo finale, ma anche nel percorso che porta ad amare la buona musica e la lirica.